Assessore Armao, intanto è scaduto il bando per le terme, ma non c'è stata alcuna offerta. Sicuramente non è una buona notizia per questo territorio. Lei come la commenta? Abbiamo fatto il possibile, purtroppo il tempo è molto stretto nel quale è caduta la procedura, è quello che è chiaro che le imprese e gli operatori economici in questa fase hanno evidenti ritrosie o preoccupazioni, assumono impegni, appare progetti di investimento. Alla luce di questo dovremmo, ho già sentito il Presidente che si è subito informato su che cosa, qual era l'esito della procedura. Io ho informato che non c'è, ogni tanto c'erano solo richieste di chiarimenti, ma non c'erano istanze puntuali. A quel punto abbiamo concordato che ne parleremo nei prossimi giorni, cercando di fare delle valutazioni in ordine alle soluzioni da intraprendere nel più breve tempo possibile. Senta, si era diffusa la voce già da settimane di una ipotesi di proroga dei termini, che poi non è avvenuta. Ci siamo orientati sul non prorogare, perché si sarebbe potuto prorogare, ma il problema è che, siccome questo bando è stato concepito in una fase antecedente al Covid, no? È stato progettato oggi, essendo accaduto l'imponderabile, essendo mutate completamente le condizioni di mercato, piuttosto che prorogare questo bando, credo che sia più opportuno ipotizzarne uno diverso, quantomeno in relazione alla tempistica della concessione o agli oneri richiesti alle imprese, perché probabilmente la forte modifica della morfologia del mercato, delle condizioni di mercato, impone una riscrittura del bando piuttosto che una mera proroga. La proroga avrebbe rischiato di mantenere alcune rigidità che, ripeto, non erano volute per questo bando, ma che erano relative al fatto che il bando fosse stato concepito in un contesto completamente diverso, che purtroppo è drammaticamente mutato e che colpisce il turismo più di altri settori dell'economia. Non dobbiamo dimenticare che il turismo è proprio uno tra i settori più percossi dalla crisi, non solo a livello regionale, ma a livello mondiale. Il periodo rimane sempre critico, nel senso che non siamo ancora usciti dall'emergenza e probabilmente Certo, ma andrà avanti quindi nei prossimi mesi. Quindi le chiedo la tempistica anche di un nuovo bando io e con quale approccio. sentirò il Presidente, vedrò il Presidente domani, il Presidente a Catania oggi, ci vedremo domani dopo la seduta d'aula e si adotteranno nelle prossime giornate, non oltre nei prossimi giorni, le determinazioni necessarie. Al di là del periodo difficile, ritiene comunque, mi sembra di capire, che si debba modificare il contenuto di questo bando per rispondere magari maggiormente a quelli che possono essere gli interessi degli imprenditori. In che cosa Sì, lo dice. lei crede di modificarlo? No, io non posso anticipare perché credo che appunto lo devo portare con il PIS e col Presidente, però probabilmente i settori più delicati di questo bando, cioè la durata e gli oneri richiesti agli imprenditori, probabilmente sono degli elementi sui quali occorre riflettere per rendere più appetibile possibile una nuova competizione. Ammesso non concesso che si voglia fare una nuova competizione, non è detto che faccio un nuovo bando, è un'ipotesi, si potrebbe per scegliere un'altra soluzione. Lasciateci lavorare, è un fatto di ieri sera, quindi non sono neanche trascorso 24 ore, è tempo di confrontarsi con il governo, con l'assessore al turismo, con le altre componenti del governo e assumere una decisione nell'interesse di Sciacca. Quel che è certo è che è una priorità assoluta dare una risposta a Sciacca e rimettere in moto una risorsa del territorio che è di straordinaria importanza.